Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Finalmente sono tornata su YouTube, scusate l'assenza delle ultime settimane, ma è stato un mese molto impegnativo quello appena trascorso. In ogni caso, ecco, adesso torno con il mio video settimanale. Non sono riuscita purtroppo quest'anno a fare i libri dell'Avvento, quindi a registrare un video al giorno per i 25 giorni dell'Avvento, ma questo purtroppo è un progetto che richiede veramente molto tempo e quest'anno proprio non ce l'ho fatta. Comunque cercherò di fare del mio meglio per darvi dei bei video, insomma, che possono interessarvi, anche se saranno appunto meno frequenti di quelli giornalieri quotidiani. Un altro appunto che vi devo fare prima dell'inizio del video vero e proprio è che, come vedete, ho dovuto cambiare stanza, ho cambiato location, quindi adesso sono in camera, ho dovuto trasferire il computer in camera perché nella stanza dove giro di solito purtroppo piove attraverso il soffitto nel quale dobbiamo fare dei lavori sul tetto, e dato che piove sopra la mia scrivania sono stata obbligata a togliere tutto, smantellare tutto, e per il momento quindi sarò qui. Appena i lavori saranno stati fatti, risistemerò tutto nella stanza di sopra, che mi piace anche un sacco, è anche più bella per registrare i video. Allora, il video di oggi in realtà l'ho preso dal canale di Miss Fiction Books ed è un book tag sui problemi del lettore. Mi fa piacere condividerlo anche sul mio canale perché l'ho trovato molto interessante e molto divertente per sottolineare quei piccoli problemi che ogni lettore incontra. Quello che chiedo a voi, come faccio ogni volta, è che mi lasciate anche voi le vostre risposte qui sotto nei commenti, perché mi piace tantissimo leggere anche le vostre risposte, appunto, e quello che pensate sui vari problemi e come affrontate i vari problemi del lettore. Cominciamo, prima domanda. Hai 20.000 libri nella tua TBR, come diavolo decidi che cosa leggere dopo? Allora, io non ho mai 20.000 libri nella mia TBR, sono piuttosto brava a mantenere la mia TBR ad un livello accettabile. Per quanto riguarda proprio programmi di lettura, di solito li faccio, come ho fatto quello autunnale, in una maniera che sia gestibile per me, quindi non li faccio mai esageratamente grandi quando so che non ho le possibilità e il tempo per rispettarle. E per quanto riguarda invece i libri che generalmente ho da leggere ancora in libreria, questi non superano mai la decina e raramente superano i 5-6 volumi, quindi sono abbastanza fortunata. E come decido cosa leggere dopo? Semplicemente mi faccio guidare dalle ispirazioni del momento, quindi vado giù in libreria, controllo lo scaffale dei libri da leggere e scelgo quello che mi ispira di più. Seconda domanda: se hai a metà di un libro e non lo ami, abbandoni o ti impegni? Assolutamente abbandono, ovvio all'inizio cerco di impegnarmi un pochino per vedere, insomma, se riesco a superare il blocco, magari do una possibilità in più al libro di sorprendermi, però se mi accorgo che proprio non funziona, non funziona e abbandono senza rimpianti. 3. La fine dell'anno sta arrivando, ma sei così lontano nella tua sfida di lettura di Goodreads, cerchi di recuperare e come? Allora, io non ho Goodreads, però a parte questo in realtà non sono il tipo da darmi degli obiettivi annuali, soprattutto numerici, perché so che l'anno è completamente imprevedibile e quindi potrei non poterli rispettare, e non voglio, diciamo, infliggermi, ecco, la pena di vedere questo obiettivo non raggiunto. Quindi semplicemente non lo faccio, però devo dire che una cosa che cerco di fare ogni anno è di arrivare a Natale in modo da aver terminato o quasi i libri che aspettano di essere letti in libreria, perché di solito a Natale mi arrivano anche molti libri e quindi voglio cominciare l'anno leggendo quelli nuovi e voglio cercare di finire quelli che avevo in sospeso. Quindi questa è l'unica cosa che cerco di fare. Cerco di recuperare, ecco, quello sì, infatti ogni anno faccio la mia TBR autunnale, quindi a settembre inizio la lettura dei libri che ho in libreria, non ne compro di nuovi e cerco di terminarli entro Natale. Tendenzialmente ci riesco, ma questo è perché non ne ho moltissimi. Sono abbastanza brava, come ho detto. 4. Le copertine di una serie che ami fare non matchano. Come affronti? Vabbè, allora, diciamo che dipende da quanto mi interessa il libro, nel senso che se il libro è di Ken Follett, per dire che è il mio autore preferito, allora no, le copertine devono matchare. Questo per dirvi che avevo il secondo volume della trilogia adesso, dei Pilastri della Terra, ed era in copertina rigida. Quando sono andata a comprare il primo, non era più disponibile in copertina rigida perché
Era passato tanto tempo e c'era soltanto in edizione economica. E allora ho aspettato, l'ho cercato, l'ho comprato su eBay da qualcuno che l'aveva in copertina rigida, in modo da averli uguali. Quindi in questo caso magari ecco, cerco di risolvere in qualche maniera. Però ci sono delle volte in cui non è possibile. Per esempio, ho 3 libri su 4 della tetralogia dell'Ombra del Vento e sono tutti e 4 in edizioni diverse. È impressionante perché l'ultimo è in copertina rigida e gli altri 2 sono in versione economica, ma edizioni diverse, quindi non combaciano neppure per altezza, però non mi importa, ecco, non ne faccio un dramma. 5. Praticamente tutti adorano un libro che a te non è piaciuto per niente. Come ti comporti? Allora, diciamo che tendenzialmente esprimo la mia opinione senza nessun diciamo nessun timore, non critico, non cerco di attaccare o comunque di deridere le persone alle quali è piaciuto questo libro, però allo stesso tempo cerco di esporre le mie opinioni e di far capire agli altri perché io invece vado a controcorrente. Se però il libro in questione è per esempio 50 sfumature, che all'epoca fece un successo strepitoso e a tantissimi è strapiaciuto, allora in quei casi invece no, mi trovo magari in delle discussioni un po' più animate con altri lettori, senza ovviamente sfociare nell'offesa o appunto nell'esagerazione, ecco, ci mancherebbe, però magari mi scaldo un po' di più quando vedo delle cose così eclatanti, però beh, diciamo che tendenzialmente non mi vergogno a dire quello che penso e pace, ecco. 6. Stai leggendo un libro e stai per iniziare a piangere in pubblico, come gestisci la cosa? Piango, semplicemente non mi vergogno assolutamente. Allora, io l'ho detto altre volte, la mia mamma me lo dice sempre, sono nata con le lacrime in tasca, quindi mi fa piangere qualunque cosa. E quindi se mi capita di piangere in pubblico, non me ne vergogno. Mi è capitato una volta, quando stavo leggendo il primo libro in assoluto che abbia letto sull'adozione, Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine, e arrivai in fondo, ero in sala d'attesa dal dottore per farmi segnare gli esami che dovevo fare per presentare la domanda di adozione. Arrivai in fondo a questo libro, c'era una signora e basta, eravamo solo noi due, e mi viene da piangere, quindi facevo così, no? Tiravo su col naso e questa signora mi guardava in questa maniera e io mi sentii, non so perché, in dovere di spiegarle, quindi le dissi semplicemente: no, scusi, è che questo libro sono arrivata alla fine e mi ha fatta commuovere. La signora non mi ha neppure risposto, comunque è uguale, ecco, alla fine non è che ne ho fatto un dramma, anzi. 7. Il sequel di un libro che amavi è appena uscito, ma hai dimenticato molto del romanzo precedente. Rileggerai il libro? Salti il sequel? Provi a trovare una sinossi su Goodreads? Piangi frustrata? Allora, non piango, non rileggo il libro perché già non ho tempo per leggere tutti i libri che vorrei leggere, figuriamoci se ho il tempo di rileggere qualcosa. L'unico libro che rileggo è Harry Potter, quindi no. Allora, tendenzialmente, io non leggo serie, quasi mai. Quindi non mi capita tanto spesso, però per esempio mi è capitato con L'amica geniale, perché i 4 volumi li ho letti ognuno a distanza di tanto tempo. Oddio, mi sono confusa con le parole, comunque è passato tanto tempo tra la lettura di uno e l'altro, e quindi in quei casi, allora, per fortuna c'era il riassunto all'inizio del libro seguente, quindi mi rileggevo quello. Oppure quando ho letto Miss Peregrine, ecco, quando ho letto il terzo, il secondo l'avevo letto veramente tanto tempo prima, e allora sono andata su internet e ho cercato il riassunto, semplicemente perché mi fa tornare alla mente gli eventi principali e mi dà l'infarinatura giusta per poter riprendere la storia. 8. Non vuoi che nessuno prenda in prestito i tuoi libri. Come dici educatamente alla gente di no quando lo chiedono? Allora, non mi capita molto spesso di dare in prestito dei libri, principalmente li presto alla mia mamma, che vedo tutti i giorni perché pranzo da lei nella pausa dal lavoro, quindi ho modo di vedere come li tratta, dove sono, quando ha finito lo posso riprendere. Diciamo che comunque la scusa che userei sarebbe: guarda, mi dispiace, ma l'ho promesso a mia sorella, quando l'avrà letto lei, poi te lo presto, e ovviamente non mi farò mai più risentire. 9. Hai raccolto e messo giù 5 libri nell'ultimo mese. Come superare la crisi della lettura? L'ultima volta che mi è capitato di avere una crisi del lettore
Ho letto un thriller molto avvincente, di quelli da leggere proprio super velocemente, di quelli che si divorano e vuoi arrivare all'ultima pagina, e questo mi ha aiutata tantissimo a riprendere il ritmo e ricominciare a leggere. 10. Ci sono così tanti libri nuovi che stai morendo dalla voglia di leggere. Quanti ne acquisti effettivamente? Non tanti effettivamente, perché io frequentando, tra virgolette, i profili di tante persone che parlano di libri, è ovvio che mi trovo mi trovo davanti tanti titoli che mi interesserebbe comprare e mi interesserebbe leggere, ovviamente non lo posso fare. Non compro libri così spesso, quindi questo mi permette di fare una selezione, ci penso sempre prima di comprare un libro, e quindi nel momento in cui lo compro è perché mi ha attirata in quel momento, perché proprio è un libro che da tanto tempo desidero comprare. L'unico libro che, anzi gli unici libri che prendo, acquisto appena escono, sono le versioni illustrate di Harry Potter, perché so che voglio terminare la collezione, quindi quelli li compro subito, e le nuove uscite di Ken Follett perché è il mio autore preferito, tendenzialmente. Poi ovviamente mi regolo man mano. 11. Dopo aver acquistato i nuovi libri sui quali non vedevi l'ora di mettere le mani sopra, per quanto tempo rimangono sullo scaffale prima di leggerli? Poco ovviamente, nel senso che se aspettavo veramente da tanto di acquistare quel libro, o se comunque mi interessa molto, lo leggo quasi immediatamente. Se invece sono andata in libreria, mi sono fatta ispirare e ho preso 3-4 libri, allora può essere che magari nel mio percorso di lettura possa dare la precedenza a altri, perché magari c'è il club del libro e quindi devo leggere quello, perché magari faccio parte di qualche gruppo di lettura online e ho piacere di seguire quel tipo di lettura, o perché non so, i motivi sono vari, quelli magari possono aspettare un po' di più, però se il libro l'ho aspettato da tanto o comunque mi interessa molto, lo leggo quasi subito. Bene ragazzi, questo è quanto. In realtà alla fine i veri problemi del lettore non esistono, perché ogni lettore, come avete visto, cerca di comportarsi al meglio per se stesso, o meglio, cerca di gestire la sua lettura nel miglior modo possibile per viverla al meglio, perché se poi deve diventare una sofferenza, perché appunto diventa un problema, perché si hanno troppi libri, non si riesce a rimanere in pari, perché se ne comprano troppi, beh, a quel punto non è più un piacere. Quindi bisogna comportarci nel modo che ci sembra più naturale e che ci fa stare tranquilli, perché la lettura è solo un piacere. Bene, e queste sono le mie risposte, ovviamente aspetto le vostre, mi fa sempre strapiacere leggerle, e le domande sono sotto così le potete rileggere, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!